perché chi ha mosso per 30-40 anni qualche passo nella sinistra comasca non può essere formale con questo individuo che mi sta a fianco, che mi ha mossi altrettanti e quasi sempre dalla parte giusta, e quindi credo che dobbiamo essere davvero confrontati dal finalino del suo discorso quando dice io ci sarò in un ruolo diverso, ma comunque per continuare a fare le cose importanti che si sono fatte per tanto tempo. Hauser e Arci hanno tanti punti di contatto a Como come in generale perché, come già veniva fuori in qualche intervento precedente, siamo parti di questo terzo settore che è investito da un processo di riforma che va guidato in maniera molto molto attenta, perché, come recita il documento regionale che ho avuto modo di vedere un attimo fa, c'è questo arretramento del pubblico e c'è questo incremento dei bisogni che potrebbe essere, deve essere e potrebbe essere, entrambe le cose, coperto da altri, ed è quindi necessario che ci sia un'elaborazione di tutti i soggetti che entrano in questo grande arcipelago del terzo settore, e soprattutto di quelle forze che hanno quella matrice che già qui veniva richiamata, valoriale e di iniziativa anche politica. E poi c'è l'aspetto locale, dove le collaborazioni già sono molto ampie, ma direi che siamo entrambi impegnati in dei percorsi di radicamento territoriale, no? La rete che fa reti è un qualche cosa che spesso diciamo, ma che fatichiamo a praticare. Fabio dava degli spunti interessanti sulla progettualità, e bisogna davvero lavorarci sopra parecchio su queste cose. Da questo punto di vista io credo che il contributo congressuale che sta dando Arci sia un contributo molto prezioso. Già Luca Michelini ha ben individuato quello che anche secondo me è il capitolo fondamentale del documento congressuale, ed è quello dell'innovazione sociale, perché dire innovazione sociale è dir tutto e dire niente. Parlare di innovazione sociale, anche qui, vista dalla parte giusta, visto da chi non la interpreta come una possibilità di percorsi ancora una volta liberisti e neoliberisti, ma invece come percorsi che liberano energie del territorio, energie sane, è fondamentale. Quindi lavorare tutti insieme su questo capitolo e costruire percorsi di innovazione sociale vera, sottratta al profit, è assolutamente fondamentale. Come pure credo che sia fondamentale l'altra cosa che ritroviamo nel documento regionale, che è quella frase dove si dice che non si tratta di ridare fiducia, far riprendere alle persone fiducia nella politica, ma si tratta di far riappropriare le persone della titolarità della politica e dell'impegno sociale. È quello che purtroppo sta mancando a molti livelli, ed è quello sul quale sono sicuramente possibili percorsi comuni. Io credo che su queste due strade ci sia davvero tanto spazio per un lavoro territoriale che ha bisogno di essere accompagnato da momenti informativi forti, da momenti informativi capillari. Voglio concludere ringraziando il presidente delle ACLI per aver ricordato la figura di Gianfranco Garganigo, che è stato a lungo presidente di Hauser. Purtroppo noi veniamo da un anno molto difficile, molto tragico da questo punto di vista. È mancato prima il nostro presidente e poi Lorenzo Acquarone, presidente di Cantù, e che ha collaborato molto anche nella realtà cantuina con situazioni anche di Arci. E si fa davvero fatica quando si devono costruire dei percorsi, e li si devono costruire senza pezzi importanti, persone importanti che li hanno guidati per molto tempo. Grazie e buon lavoro.